Il Festival della canzone d'autore Ugo Calise è giunto alla terza edizione del Festival dei Borghi d'Eccellenza del Molise. Oratino protagonista di questo appuntamento con Viaggio in Molise per due eventi che sono stati uniti proprio a creare un connubio fra la canzone d'autore con il Festival Ugo Calise e il Borghi d'Eccellenza del Molise per lo sviluppo e la promozione del territorio. Il Festival Ugo Calise è giunto alla terza edizione, intitolato a Ugo Calise, cantautore nato ad Oratino ma che ha sviluppato la sua carriera al di fuori di questo centro. È uno dei protagonisti della musica napoletana e ha vissuto ovviamente a Napoli. E poi ci sono i Borghi Molisani che hanno portato qui in piazza ad Oratino, anche se in serate fredde, le loro specificità, la loro identità culturale, i loro prodotti. Restate con noi con Viaggio in Molise. Giovanni Bloch, il direttore artistico del Festival della canzone d'autore Ugo Calise, terzo appuntamento, ormai si può parlare di una realtà affermata. Una realtà affermata che quest'anno ha catalizzato l'attenzione dei gruppi da tutta Italia. Siamo riusciti nel nostro obiettivo, tutta Italia conosce Oratino. Quindi continuiamo in questa avventura. Il tempo oggi è stato contro di noi, ma l'entusiasmo, come vedi, mai. Abbiamo allestito, grazie al sindaco, la sala da concerto all'interno dell'auditorium comunale. Quindi ce l'abbiamo fatta lo stesso. Un concorso quindi, dicevi, nazionale. Come si è andati avanti per la selezione per arrivare alle serate conclusive? Sono state fatte votazioni che sono durate un bel po' di tempo attraverso anche la votazione dei giudici che hanno votato dalle loro città. Avendo ricevuto il materiale arrivato, le persone erano tante, abbiamo scelto 12 gruppi finalisti che si stanno dando battaglia in questi giorni. 12 gruppi finalisti che presenteranno un inedito, che poi quello che partecipa al concorso è anche una cover di uno dei grandi artisti della canzone d'autore, ovviamente. Esatto, sono due categorie, inediti e cover. E si contendono questi due premi e domani sapremo chi ha vinto. Per il momento devo dire che la qualità è altissima, è molto alle volte quasi imbarazzante dover mandare indietro perché valgono tutti, è difficile scegliere. Si è partiti da Ugo Calise, nato ad Oratino, che poi ha sviluppato una carriera fuori da Oratino, ovviamente una delle grandi voci e dei grandi autori della canzone napoletana. Perché si è partiti da Calise? Ovviamente il collegamento con Oratino è evidente, ma come si è lavorato poi su quest'idea? È perché Calise rappresenta quel sud che è capace di muoversi e girare il mondo. E quindi penso che rappresenta quello che rappresenti un po' la canzone d'autore contemporanea che sta nascendo a Napoli e a Sud Italia. Abbiamo scelto lui appunto perché è un personaggio di spicco che ancora secondo me deve essere valorizzato come merita. Ci sarà anche una coda poi di questo festival a Napoli, mi sembra, con delle rappresentazioni, giusto? Il 23 settembre la super finale al Maschio Angioino con tutti i ragazzi del Be Quiet che stanno facendo i cretini là dietro, voi non li sentite, ma sono quattro, guardateli. E ci vediamo al Maschio Angioino a Napoli per unire ancora di più le forze tra oratinesi e napoletani che stanno lavorando veramente bene insieme. Il lavoro è, diciamo, oramai perfetto sotto molti punti di vista. Che cosa si può fare per migliorare per il prossimo anno? L'anno prossimo cercheremo di fare delle audizioni live a partire da dicembre per dare ancora più respiro alla manifestazione, perché aspettiamo molte iscrizioni l'anno prossimo e quindi vi aspettiamo, siamo felici che questa realtà sia diventata finalmente quello che sognavamo. Grazie. Luca Fatica, sindaco di Oratino, terza edizione del Festival della canzone d'autore Ugo Calise, ormai una realtà consolidata.
consolidata, crediamo molto in questo evento perché secondo noi è un evento che può servire a promuovere oltre che il territorio, come stiamo facendo, anche personaggi illustri della nostra regione come è stato Ugo Calise. Quindi l'idea di proporre un festival della musica d'autore insieme a un festival dei borghi e quindi di promozione del territorio può essere utile a tutte e due le cose appunto da portare avanti. Perché quest'anno avete pensato di abbinare anche il Festival dei Borghi d'Eccellenza con le realtà locali che si promuovono sul territorio. Perché infatti, come dicevamo, l'idea è appunto quella di promuovere il territorio insieme alla buona musica, che secondo noi è un binomio essenziale. Poi c'è anche l'offerta enogastronomica che si aggiunge e che dà ancora maggior contributo a questa promozione. Secondo noi è un format vincente che può essere utile per accrescere molto di più le potenzialità turistiche del nostro territorio. Festival Ugo Calise, oramai terza edizione, molti gruppi provenienti da tutta Italia, oramai è una realtà che va anche al di fuori del Molise. Quest'anno sì, quest'anno diciamo che i gruppi vengono da fuori da tutta Italia, da Macerata, dal Lazio, dalla Toscana, dalla Campania, dalla Sicilia, quindi per noi vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto, che l'evento sta prendendo piede e ci auguriamo che per il futuro possa avere ancora più successo. Amore mio, stavo per dirti addio, ma sono tornato indietro e già stavi con Pietro, dietro l'angolo a baciare le sue orecchie, che schifo. Amore mio, stavolta è proprio addio, ho già cambiato vita e adesso sto con Rita, che ieri sei riuscita con Filippo. Siete chiavi che non aprono le porte del cuore, siete chiavi che girano a vuoto per ore, siete chiavi che, ma quante volte ho preso solo multe per portarti al mare, al cinema a mangiare e poi dormivi a casa di Peppino. Ora sono solo e solo mi consolo, perché io per amare non posso più pagare. E a me sono sempre stato un po' peruccio. Siete chiavi che non aprono le porte del cuore, siete chiavi che girano a vuoto per ore, siete chiavi che... Thank you.
Ed è tutto per questo appuntamento con Viaggio in Molise, grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Questa puntata e le altre come al solito potete rivederle sul sito www.telemolise.com e per quanto riguarda l'Abruzzo sul canale 96 del Digitale Terrestre e per quanto riguarda il Lazio il canale 880. Grazie a voi per l'attenzione, arrivederci.